questa attività per il giorno della memoria. In questo video vi spiego come fare e nei link qui sotto troverete i materiali che ho utilizzato in classe. Premetto che né io né la mia collega siamo delle artiste. L'attività che propongo è piuttosto semplice dal punto di vista della realizzazione grafica. In ogni caso, vi consiglio di dare un'occhiata e troverete certamente il modo di renderla più creativa, lasciando ai vostri alunni la possibilità di esprimersi al meglio. Beh, iniziamo. Io sono Angela, questo è Risorse Didattiche Scuola. Vogliamo illustrare la storia di Gino Bartali che, in sella alla sua bici, mentre si allenava per improbabili gare ciclistiche nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, trasportava nascosti fra telaio e sellino documenti contraffatti che avrebbero salvato la vita a 800 ebrei. Ho raccontato questa storia qui. Vi invito a dare un'occhiata e magari mostrarlo ai vostri alunni, perché no? I nostri studenti devono quindi disegnare le strade ed i paesaggi fra Firenze e Assisi, che il nostro Gino percorse per almeno 40 volte. Un tappone, 190 km, niente pianura, e naturalmente si doveva tornare indietro. Ho trovato 8 belle immagini, le ho modificate in modo che siano appena visibili. Le abbiamo poi ingrandite da 4 ad A3. Ora i nostri studenti devono colorarle, immaginando ciò che si vede appena, cercando di seguire le linee delle colline, dei campi, degli uliveti, ripassando i contorni dei monumenti, come il Battistero di Firenze o la Basilica di San Francesco d'Assisi. I paesaggi sono 8, perché la nostra classe è composta da 23 alunni, quindi circa 3 alunni lavoreranno insieme. Una volta terminato il paesaggio, dobbiamo sovrapporre l'immagine del nostro campione. Anche in questo caso ho trovato 8 belle fotografie, ho eliminato lo sfondo grazie a Windows Designer e se vi interessa vi spiego qui come si usa. Credetemi, è un programma fantastico. Le ho inserite nello stesso file e se vi piace potete chiedermelo nei commenti, vi lascerò il link. I bambini devono ritagliare con molta precisione, possibilmente anche queste parti. I ragazzi termineranno il lavoro in circa 2 ore. Se poi volete assemblare il tutto in un cartellone, vi lascio anche le didascalie, il titolo, il testo della storia. Anche in questo caso vi consiglio di ingrandire la fotocopia da A4 ad A3. Assemblate il tutto, scegliete lo sfondo che preferite. Noi abbiamo scelto il giallo come la maglia del vincitore del Tour de France, ma magari a voi verranno idee migliori. Se vi servono i file dei testi, delle immagini, siete le benvenute, basta chiedere nei commenti qui sotto. Io invece vi chiedo dei like, commenti, condivisioni, iscrizioni al canale, tutto quello che può aiutarmi a capire se le mie proposte vi piacciono o se piacciono solo a me, lo ammetto, adoro il ciclismo. Comunque, buona giornata della memoria a tutti voi. Thank you.